Grazie Massimo e grazie Piero per questa organizzazione. Mi metto il cronometro perché ho troppe diapositive, così mi fermo. Allora, questa è un'iniziativa che già l'anno scorso, sempre a Tivoli, avevamo presentato con i dati dell'anno scorso, quindi oggi ovviamente cercherò di soffermarmi su quello che abbiamo di nuovo per poi chiudere lanciando un po' il discorso che diceva Massimo Azeviani di una possibile applicazione anche come trial clinici. Quindi un qualcosa che è già qualche anno che è nato prima come sogno, poi come confronto, come chiacchierate, poi sempre più strutturato fino a quando nel 2009 effettivamente siamo riusciti a mettere su una piattaforma con l'appoggio del Teleton Wildman che ci fece questo grant in collaborazione sin dall'inizio. Questo mi ricordo, la prima riunione si fece a Roma in una stanza sede Teleton dove ci si conobbe un po' con il mito, quindi sin dall'inizio il progetto nacque in stretta collaborazione tra i centri clinici e l'associazione dei pazienti. È andata attraverso una serie di fasi storiche che non ricordo, che però sono state molto ben controllate. Abbiamo sempre avuto un comitato di supervisori stranieri che controllavano step after step quello che facevamo. Il network iniziale lo vedete qui disegnato, è quello che venne originariamente anche finanziato dal Teleton. A questi centri negli ultimi 2-3 anni si sono aggiunti degli altri centri, anche loro con esperienza importante di malattie mitocondriali, che li vedete alcuni inseriti, poi non ce l'ho fatta metterli tutti. Comunque adesso ci sono circa una quindicina di centri in Italia che si occupano di malattie mitocondriali e collaborano a tenere in vita questo progetto in Fieri. Il gruppo di esperti stranieri ve l'ho voluto riproporre anche quest'anno, come dire, tutte le cose che abbiamo fatto le abbiamo periodicamente, sia per mail che a volte vis-à-vis, inviate a questo comitato di esperti per avere la loro opinione, eventualmente le loro pacchettate per poter migliorare. Il database è andato attraverso una serie di step, appunto, di disegno, di costruzione, di validazione, varie riunioni in diverse città. Fatto sta, siamo arrivati, grazie poi all'aiuto di Mitoman, ad avere la piattaforma web criptata con tutti i crismi, e abbiamo finalmente creato qualcosa che ora vi ripresento. Ora, l'obiettivo principale che ci eravamo posti sicuramente in fase iniziale era quello di ovviamente creare un network non più virtuale, perché come ricordava anche Serena, praticamente tutti quelli che fanno malattie mitocondriali in Italia sono amici grazie anche al professor Di Mauro, quindi c'è sempre stata una collaborazione virtuale non strutturata sulla carta, però era importante arrivare in questa fase storica ad avere una collaborazione ben codificata dei centri italiani con expertise di malattie mitocondriali. Credo che questo obiettivo sia raggiunto. La creazione di un registro web importante che sta cominciando adesso ad interfacciarsi, come annunciava anche la professoressa Sumalainen, con le altre realtà europee, e, cosa che magari interessa di più anche i pazienti, ovviamente una caratterizzazione, una quantificazione numerica delle malattie mitocondriali, come sono, quanti sono, dove sono, come stanno, eccetera. Allora, il dato aggiornato a pochi giorni fa conta ad oggi 1250 pazienti inseriti nel registro. Tenete conto che ovviamente non tutti i pazienti in tempo reale vengono inseriti nel registro dai clinici, quindi al momento sicuramente in dotazione a questi centri posso facilmente credere che ci sia il doppio dei pazienti di quelli inseriti, però tra acquisizione di consensi vari eccetera eccetera ci vuole un po' di tempo. Vedete che c'è una maschi e femmine sono praticamente gli stessi come numerosità, e praticamente anche per quanto riguarda l'età abbiamo definito bambini i pazienti con un esordio di malattia sotto i 16 anni di età. Vedete che
da un punto di vista diagnostico, noi abbiamo della nostra casistica il 33% con una mutazione puntiforme del DNA mitocondriale, un 23% di pazienti invece portatori di mutazione in uno dei 1000 geni nucleari che abbiamo visto finora causanti malattia mitocondriale, abbiamo circa il 18% di pazienti con la delezione singola del DNA mitocondriale, di cui vi parlerò adesso, e abbiamo un numero che non è assolutamente preciso, volutamente, semmai poi se ne riparlerà, ma se ne è parlato anche l'anno scorso, circa il 20% dei pazienti comunque inseriti finora non hanno una chiara diagnosi molecolare di malattia mitocondriale. Sono pazienti, cioè, che molto probabilmente sono malati mitocondriali, ma che ancora non hanno un deficit confermato molecolare. Da un punto di vista sindromico, ovviamente in fase iniziale avevamo deciso un po' di attenerci a quello che era la classica, diciamo così, definizione sindromica delle malattie mitocondriali, che un po' Serenella ha riproposto negli anni. Molte di queste sindromi mitocondriali sono effettivamente, come faceva vedere Serena, o pre-era molecolare o peri-era molecolare, quindi molto è cambiato rispetto alla loro definizione in termini di acronimo e di fenotipo, però in quella fase storica decidemmo di mantenere questo tipo di suddivisione per poter contare i pazienti e poter capire quanti fenotipi classici avevamo. Vedete, la fa da padrone sicuramente la... si vede un po', la PEO con circa il 30% dei casi, il 15% la Leber e la sua variante mendeliana, le forme MELAS 9%, MERV 4% e la LI, e poi abbiamo tutto un grosso calderone clinico che abbiamo definito come encefalomiopatia, cioè pazienti in cui il corredo sintomatologico non consentiva di potervi inquadrare nelle altre classiche sindromi mitocondriali. Per quanto riguarda le mutazioni del DNA mitocondriale ad oggi censite, potete vedere che qui, come diceva Serena, la più frequente è sicuramente la mutazione 32-43, con circa il 30% di casi. Seguono le mutazioni legate alla malattia di Leber, e poi tante altre mutazioni, la mutazione ovviamente 8344, che è una mutazione chiamiamola MERF, e a seguire tutta un'altra serie di mutazioni, così come invece a livello dei geni nucleari coinvolti nel nostro database, anche qui la fa da padrone sia OPA1 che il gene polimerasi gamma 1, la subunità 1, con circa il 20% dei pazienti. Seguono tutta un'altra serie ovviamente di geni che vedete lì, più o meno le percentuali rispetto all'anno scorso non sono cambiate di molto, per cui non ci ritorno perché la maggior parte di voi l'hanno già visto. Ora, tutti gli anni quando veniamo qui un po' cerchiamo anche di far vedere volta a volta quello che di nuovo riusciamo a tirar fuori da questi dati, sperando che finalmente sia, una volta che abbiamo fatto tanto dettagliato clinica, genetica, eccetera, ci possa servire per cominciare a fare qualcosa anche di terapeutico. Allora, oggi vi faccio vedere in particolare l'ultimo, diciamo, settore di recente caratterizzazione. Abbiamo, cioè, concentrato l'attenzione nell'ultimo paio di mesi su quest'altro. Concentrato l'attenzione su oh, Piero, io qua non ho fatto niente, mi aiuti poi. Ah, ecco, vabbè. Comunque, le malattie mitocondriali da delezione singola del DNA mitocondriale. Sapete, è una categoria molto ben definita, il DNA mitocondriale risulta deleto, cioè ci manca un pezzettino di dimensioni variabili, ma di solito tra i 5 e i 10.000 kilo, 10.000 basi. Vedete che ad oggi risultano censito, meglio, questo è un dato che abbiamo usato per la miologia di Sirmione, 231 pazienti, ma in effetti in queste due settimane da Sirmione ad oggi ne sono stati
arruolati altri 10 pazienti, quindi abbiamo raggiunto praticamente il numero di 240, che è in assoluto la casistica al mondo più grossa di pazienti con delezione singola del DNA mitocondriale. Classicamente Serena ha già introdotto questo argomento, quindi vi ricordo che 3 sono sempre stati fenotipi associati a delezione singola del DNA mitocondriale: una forma più benigna, la PEO, una forma più aggressiva, multisistemica, la sindrome di Kearsarge, e una forma devastante, pediatrica, quasi sempre purtroppo letale, che è la malattia di Pearson. Questo l'ha già fatto vedere in parte la Serenella, per dire che a fronte di numerosi studi, per lo più basati o su singoli casi o su pochi casi, il dato ancora da un punto di vista patogenetico ovviamente non è definito, non è ben chiaro. Ci sono stati degli studi sia giapponesi che questo che vi riporto, ma poi soprattutto molto recente il lavoro dei nostri colleghi inglesi su Brain, in cui per la prima volta sembra emergere una qualche correlazione tra la dimensione del frammento deletto, l'entità di frammento deletto presente nel tessuto e un fenotipo di malattia. Questo dato, che apparentemente è un po' intuitivo, non è sempre stato confermato in letteratura, non entro su queste questioni un po' più tecniche, però ovviamente questo lavoro, che di un paio di mesi fa, dà vigore alla teoria per cui in qualche maniera, conoscendo l'entità della delezione e la dimensione della delezione e i geni deleti, in qualche maniera un modello matematico proposto può in qualche modo predire l'evoluzione della malattia. Però da un punto di vista, ripeto, di numerosità di pazienti esaminati, lo studio probabilmente, o meglio non probabilmente, più corposo è questo qui, sempre quello che avevo accennato poco fa, dei giapponesi, in cui studiavano 130 pazienti. Anche loro fondamentalmente li etichettavano nelle 3 classiche categorie, loro stessi nel loro excursus scientifico nella rivista comunque concludevano dicendo che in qualche maniera i criteri diagnostici utilizzati non sono sicuramente più accettabili da un punto di vista di rigore scientifico, perché non tutti i malati si riescono effettivamente a catalogare in un posto piuttosto che in un altro. Quindi ad oggi noi continuiamo a utilizzare la classificazione standard, che è quella che un po' tutti noi medici conosciamo, e quindi quello che abbiamo voluto vedere noi fondamentalmente si stava articolando in 3 domande. Cioè, rivedendo la casistica italiana, che comunque da un punto di vista numerosità è importante, praticamente 240 pazienti, capire se in qualche maniera i 3 fenotipi clinici, così come abbiamo imparato a conoscerli dalla letteratura pre- o perimolecolare, continuano ad avere una loro utilità, non solo e non tanto classificativa, ma soprattutto da un punto di vista di predittività di evoluzione di malattia. Quindi capire se questi criteri diagnostici, che noi continuiamo oggi ad utilizzare, in qualche maniera convenga in qualche modo rivederli o semplicemente mantenere questi e andare avanti così. Quindi, a parte la tabella che è in divenire, vi ho detto ci sono ulteriori pazienti che non abbiamo aggiunti, però quello che emerge in prima battuta analizzando la coorte nella sua totalità è che praticamente il 95% dei pazienti deleti hanno o l'aptosi o l'oftalmoparesi. Quindi questi 2 segni sono sicuramente un hallmark sempre presente in questa categoria genetica di malattie mitocondriali. Diverso naturalmente è il quadro clinico se noi consideriamo il paziente all'onset o alla evoluzione. Quindi se noi consideriamo il paziente, questo bellissimo strumento che Mitocon ci ha dato di poter avere un registro dinamico, vale a dire aggiornabile visita dopo visita, ci consente di vedere come va il malato nel tempo, vedere che quello che succede all'onset versus, ah ho sbagliato, mi è scappata la diapositiva, ve la faccio vedere adesso, quello che succede all'onset versus l'ultima evaluation, vedete che l'ulteriore conferma di quello che dalla letteratura è noto, che questi pazienti evolvono in maniera costante praticamente nell'arco della loro vita,
dando luogo a una serie poi di segni e sintomi a livello multiorgano variabile, lo vedremo dopo, a seconda del fenotipo di partenza. Quindi se da una parte l'aptosi e l'oftalmoparesi possono in qualche maniera consentirci di essere sicuri di avere davanti un paziente con direzione singola, l'evoluzione della malattia non sarà sempre prevedibile, vedremo, in base ai criteri diagnostici vecchi. Abbiamo nel nostro campione il 40% di bambini, o meglio, insomma, con età di esordio inferiore ai 16 anni, una lieve prevalenza del sesso femminile e un'età di esordio media, vedete, intorno ai 24 anni, più o meno 16. Ora, la sindrome di Pearson non c'entro perché purtroppo ci sono soltanto 6 pazienti censiti nel nostro registro, che corrisponde al 2,6% del totale, e comunque più o meno la percentuale che esce fuori anche dai lavori dei giapponesi o dei colleghi inglesi. È una manifestazione estremamente rara di malattia da direzione singola. Abbiamo 6 pazienti, di cui 4 deceduti, con un fenotipo clinico assolutamente sovrapponibile a quello noto dalla letteratura, quindi un'insufficienza epatopancreatica, l'oftalmoparesi, l'ipotonia, l'insufficienza renale, l'anemia megaloblastica. Invece cominciamo a entrare un po' nei numeri più grossi. Allora, se noi consideriamo PEO, quello che PEO, la letteratura ci dice di considerare, ossia un paziente puramente miopatico in cui possiamo avere in associazione all'oftalmoparesi e all'aptosi una disfagia, una ipostenia muscolare prossimale o un'intolleranza all'esercizio fisico, con questi criteri, chiamiamoli storici, il 54% della casistica italiana rientra nella diagnosi di PEO pura. Se invece consideriamo la sindrome di Kearsarge, intendendola come la definiva bene Serenella poco fa, una PEO con retinite pigmentosa, un'età d'esordio inferiore ai 20 anni di vita, più almeno uno tra la atassia cerebellare, il blocco cardiaco e l'iperproteinorachia, con questi criteri diagnostici noi nella casistica italiana abbiamo soltanto 15 pazienti, cioè il 6,6%, con un'età d'esordio più precoce e 2 decessi. Però quello allora a questo punto ci siamo posti come domanda è vedere, cioè, oltre, se noi consideriamo come pivotal, come essenziale per la diagnosi la retinite pigmentosa di per sé è predittiva di possibili altri segni multisistemici di malattia? E in effetti quello che si vede nella storia naturale di questi pazienti è che la maggior parte dei pazienti svilupperà, in presenza di retinite pigmentosa, anche una sordità neurosensoriale, una atassia cerebellare e una insufficienza di sviluppo fisico-psicomotorio. Come dire, la presenza di retinopatia o all'inizio o nell'evoluzione di malattia comunque si associa a questi altri 3 segni di interessamento centrale. Così come il blocco di Braca cardiaco, no scusa, la tassia, anche questa si può associare a sordità neurosensoriale, anomalie di crescita e disturbi declini cognitivi. E così come il disturbo cardiaco di ritmo cardiaco correla in maniera significativa con la miocardiopatia e la sordità neurosensoriale. Pertanto tutti questi singoli segni di interessamento multiorgano di per sé sono in qualche maniera predittivi di sviluppare una malattia, chiamiamola Kearsarge, o comunque una PEO multisistemica con un fenotipo più aggressivo. Pertanto, se noi andiamo a vedere i criteri diagnostici, in cui noi facevamo soltanto come elemento clinico fondamentale di riferimento la retinite pigmentosa o l'atassia, magari questi disturbi, questi sintomi compaiono dopo, e può comparire prima l'atassia, può comparire prima l'ipoacusia neurosensoriale, può comparire prima tutto quello che vi ho fatto vedere prima. Per cui probabilmente il vero paziente Kearsarge, almeno stando alla casistica italiana, è quello che ha sì
l'oftalmoplasia, sì, la delezione singola della delezione nel muscolo, ma presenta anche almeno uno di questi, quindi non deve avere per forza soltanto la retinopatia, può avere l'atassia, può avere il deficit cardiaco, la sordità neurosensoriale e così via. Se pertanto noi consideriamo questi come nuovi care sign e manteniamo come nuovi PEO, ossia un fenotipo clinico miopatico più benigno, soltanto quelli che non soddisfano i nuovi criteri, chiamiamoli diagnostici, di malattia care sign, vedete che da un punto di vista classificativo la maggior parte dei pazienti italiani a questo punto è ben collocata da un punto di vista classificativo. Adesso cioè abbiamo il 31% di pazienti e non più il 6% di pazienti care sign, che il nome lo può essere poco meno interessante, però di sicuro sono tutti pazienti adesso a cui noi possiamo dire all'inizio che potranno sviluppare una malattia multisistemica, perché non necessariamente all'inizio questi pazienti hanno un fenotipo clinico tipo il vecchio care sign, questo lo possono sviluppare nel tempo. Quindi è un paziente a cui puoi fare in qualche maniera un counseling di evoluzione clinica diversa rispetto al paziente puramente PEO, che non ha certi tipi di segni e sintomi. Infatti si vede bene che la differenza, la malattia cosiddetta di care sign, per come l'abbiamo rivisitata, ha un'età di esordio molto più precoce rispetto alla PEO, ha una mortalità, essendo molto più multisistemica, decisamente superiore rispetto alla PEO, tant'è che i due pazienti PEO deceduti nel nostro database sono deceduti per problematiche non mitocondriali. Sono, vedete, pazienti che hanno una compromissione anche in termini di wasting e weakness muscolare decisamente superiore rispetto ai PEO, ed hanno, un altro dato interessante, un quadro neuroradiologico molto più severo rispetto ai PEO. Quindi sono pazienti questi che, mentre, se vedete questa colonna qua, i pazienti con la PEO, i pazienti con la PEO hanno fondamentalmente una risonanza o completamente normale o con molto lievi anomalie della sostanza bianca, i pazienti care sign solo il 35-40% hanno una risonanza normale, tutti gli altri hanno un impairment neuroradiologico del cervello, e questo è importante, cioè ti fa capire come sono pazienti molto più aggressivi con un fenotipo multisistemico. Noi, contrariamente a quello che vedevano di recente i colleghi inglesi su Brain, su una casistica come numerosità molto più ampia, non abbiamo visto una correlazione tra l'entità dell'eteroplasmia e il fenotipo clinico, né tantomeno una correlazione tra eteroplasmia ed età di esordio di malattia. Non abbiamo ancora dati sufficienti per poter dire la dimensione del frammento come correla col fenotipo, perché questi dati sono ancora parziali, non li abbiamo elaborati. Quindi, da un punto di vista, diciamo, per concludere questa parte qui, sicuramente il nuovo approccio, diciamo così, classificativo che può emergere da questa casistica di 250 pazienti italiani è che sicuramente una rivisitazione dei criteri diagnostici, quelli dei care sign, l'aveva scritto il professor Roland per intenderci, oggi che si conosce molto di più sul versante molecolare, che ci sono molti più pazienti censiti, secondo noi potrebbe essere indicata. Quindi due malattie che probabilmente rappresentano due entità cliniche differenti, che questo sia dovuto alla quali geni vengono deletti nel processo di delezione, piuttosto che all'entità della delezione, ancora non lo sappiamo. Quello che noi proponiamo come nuovo care sign è sicuramente un fenotipo multisistemico, molto più severo anche come coinvolgimento muscolare, con una risonanza magnetica frequentemente anormale, con un'età di esordio più precoce e una prognosi peggiore. I pazienti che viceversa rientrano nella categoria dei PEO puri sono pazienti che comunque sono la maggioranza, con un coinvolgimento frequente della muscolatura prossimale, una risonanza e quindi un cervello il più delle volte normale e una prognosi migliore. Ora, io non sapevo quanto tempo c'era, per cui non so se posso andare avanti altri 2-3 minuti, soltanto un minuto.
Comunque vi rifaccio una breve carrellata di quello che già avete imparato l'anno scorso, che comunque è un motivo di soddisfazione per il network italiano, perché in un anno e mezzo, da quando abbiamo avuto tutti questi dati a disposizione, abbiamo potuto caratterizzare meglio la mutazione 32-43, di cui abbiamo sentito parlare anche riguardo la cardiopatia. Anche qui, per dire quello che, riallacciandomi alla lecture della professoressa Sukalainen, il cuore dov'è? Heart. Cioè, 8% dei nostri casi all'onset hanno una miocardiopatia o aritmogena o hypertrophic, but 30% of our patients they will develop cardiomyopathy. Così come abbiamo potuto vedere dei dati interessanti sullo stroke, con una certa preferenza per il sesso maschile, su cui non ho tempo per ritornarci. E poi vi ricordo il lavoro che è già stato accennato sulla 8344 da Antonio Toscano, in cui abbiamo potuto vedere un po' meglio la effettiva correlazione del mioclono, più che con l'epilessia, con la atassia e la disfunzione cerebellare del Purkinje. E chiudo, perché su invece anche questo lavoro, che è molto più recente, sul mioclono come sintomo della malattia mitocondriale, abbiamo per la prima volta dimostrato che uno è molto raro nelle malattie mitocondriali il mioclono, meno del 4% dei pazienti mitocondriali ha un vero mioclono, ma anche qui un mioclono che ha sicuramente un link stretto con il cervelletto, con la atassia cerebellare, più che l'epilessia in senso lato. Quindi io qui mi fermo, di questo ne parlerà il professor Siciliano. Voglio soltanto ricordare l'idea, questo fatemelo ridire, l'idea che era nato grazie anche a Massimo, che dopo aver partecipato a quella riunione Bethesda sollevò l'aspetto del registro globale. Ci sono state un paio di teleconferenze per cercare di cominciare a buttare giù un qualcosa di strutturato a livello globale, ma ahimè mi sembra che a distanza di un anno ancora non si sia fatto granché. Spero che sia l'Euromeet l'occasione buona per sedercisi di nuovo intorno a un tavolo e trovare un common way out in questa situazione. Chiudo ringraziando tutti gli appartenenti al network e grazie per l'attenzione. Abbiamo commenti? Nello specifico del nuovo lavoro e in generale dell'uso del registro? Possiamo... Anu Somalaya? Congratulations, I think you're just showing the importance of these kind of databases where we really can define disorders in a completely different way. I have just a small detailed question. You saw a correlation between hearing loss and cardiomyopathy in your deletion cases. Do you see that correlation also in MELAS? What do you mean with MELAS? Well, I'm getting confused. 3, 2, 4, 3. Okay, we published on the Journal of Neurology very recently this data. It correlates with both diabetes and seizure and ataxia, but I don't have a strong correlation with the cardiomyopathy. With diabetes and seizure and cerebral ataxia, with 3243, we do have a correlation. Thank you. Thank you, Pierangelo.